Salve a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Space News, il programma di approfondimento di attualità scientifico di Space TV. Cominciamo da Samantha Cristoforetti e dalle brevi interviste estrapolate dalla sua prima conferenza stampa in collegamento da Houston. L'astronauta oggi ci spiega com'è l'ambiente all'interno della ISS. Ci sono delle cose a cui l'addestramento effettivamente non ti prepara completamente, ma non perché non per una mancanza di chi gestisce il nostro addestramento, ma semplicemente perché è impossibile. In particolare il fatto di vivere in assenza di peso, no? dove tutto flutta, effettivamente è una cosa a cui non ci si può preparare. Sembrano delle banalità, però è incredibile come la tua efficienza nel lavoro, ma anche semplicemente nel gestire la tua vita lassù, aumenta rapidamente nelle prime settimane a bordo della stazione spaziale, proprio perché impari a gestire questo ambiente particolare, no? Sembrano delle cose semplici, ma quando devi fare un esperimento scientifico, un'attività di manutenzione, non è come sulla Terra che puoi appoggiare le cose e restano lì, quindi devi imparare a gestire il tuo ambiente di lavoro tenendo presente che le cose fluttuano, che le cose le puoi perdere. Anche semplicemente imparare a conoscere la stazione spaziale dal punto di vista di dove sono le cose che magari non sono traccate in maniera dettagliata da terra, ma che sono messe in posizioni di preferenza degli astronauti. Magari è un po' difficile da spiegare, però è proprio una questione di iniziare a conoscere la stazione spaziale proprio come la tua casa, quindi sapere esattamente dove sono le cose che ti servono in maniera quotidiana, che ti servono rapidamente, sapere come puoi fissare il tuo corpo in modo da essere veramente stabilizzata se devi lavorare con le mani, sapere a quale ringhiera ti puoi appoggiare se devi andare a recuperare qualcosa in un determinato posto. Sembrano delle banalità, però davvero è incredibile quanto diventi molto, molto, molto più efficiente col passare del tempo proprio grazie all'ottimizzazione di queste piccole cose. Nel 2017 Paolo Nespoli tornerà nello spazio. Ora è ufficiale, Paolo Nespoli sarà il prossimo italiano a partecipare a una missione spaziale. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha infatti annunciato la missione che ASI realizzerà nel maggio del 2017. Nespoli si è detto orgoglioso e onorato di ritornare in orbita con la bandiera italiana e ha aggiunto: "Tutto è iniziato alla fine dello scorso anno, quando il presidente dell'ASI mi ha chiamato per chiedermi la disponibilità. Per uno come me è difficile dire di no quando c'è l'opportunità di andare nello spazio. Cosa farò? L'astronauta, ma anche il meccanico, l'elettricista, il gruista spaziale, e sarò grato se ci saranno esperimenti scientifici." La missione prevede, come già fu per lo stesso Nespoli nel 2011, per Parmitano e per Samantha Cristoforetti, una permanenza di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, con un programma di esperimenti scientifici e tecnologici da condurre in orbita. Per Nespoli si tratta di un ritorno nello spazio dopo le sue 2 prime missioni. Quella dell'ottobre 2007 a bordo dello shuttle Endeavour per una missione di 2 settimane e in seguito da dicembre 2010 a maggio 2011 sempre sulla ISS per la missione Magistra dell'ESA, dove ha trascorso 5 mesi e 20 giorni in orbita. La curiosità è che Nespoli andrà in orbita subito dopo aver compiuto 60 anni, diventando così il più anziano europeo ad andare nello spazio. Finora il record è detenuto dal francese Jean-Luc Chrétien, primo francese nello spazio, tornato in orbita a 59 anni. Ma il record assoluto, difficilmente battibile, è quello di John Glenn. Andò in orbita sullo shuttle a 77 anni, 36 anni dopo il suo storico primo volo orbitale americano del 1962. Sentiamo ora una breve intervista che abbiamo fatto al presidente della FON 13, Roberto Crippa, il quale ha commentato la notizia del ritorno nello spazio di Paolo Nespoli. Ho saputo che nel 2017 Paolo Nespoli andrà per la terza volta nello spazio. Questa è una cosa importantissima per l'Italia intera. Primo, perché la NASA non è che sceglie gli astronauti a caso e neanche gli fa andare su 3 volte a caso. Questo perché Nespoli sicuramente è una persona che ha delle grandi capacità
tecniche, ma anche delle grandi capacità anche così di rapporto con il pubblico. È stato forse il primo che ha utilizzato i network per raccontare la propria storia. Io mi ricordo, tanto per fare un esempio, un bellissimo filmato di circa un'ora che raccontava come usava il bagno sulla stazione spaziale, come si faceva la barba, come si tagliava i capelli, tutte le difficoltà e le cose che si imparano da fare nello spazio. Come ha fatto cose invece assolutamente importantissime, le prime belle foto della nostra Italia sono arrivate da lui. E questo è anche un grande, diciamo, importanza che la NASA dà all'Italia. Noi dobbiamo sapere che nella stazione spaziale ci sono tantissimi componenti importantissimi costruiti in Italia, dall'Agenzia Spaziale Italiana, che poi dopo chiaramente delega le aziende per fare. Molti dei moduli abitativi, importantissimi perché si possa sopravvivere nello spazio, sono fatti in Italia. La grande cupola con i 7 vetri, che è l'attrazione principale di tutti gli astronauti che arrivano sulla stazione spaziale, di andare a vedere e avere una visione di 360 gradi su tutto il nostro pianeta, è stata costruita in Italia. Quindi questo sicuramente è importantissimo per l'Italia intera, ma penso che sia molto importante per Nespoli, perché sarà felicissimo di tornare per la terza volta nello spazio. Passiamo da Nespoli a un altro grande astronauta italiano, Luca Parmitano, attualmente capitano della missione sottomarina Nemo 20. L'astronauta Luca Parmitano, dopo aver passeggiato tra le stelle, è il comandante della missione Nemo, acronimo di NASA Extreme Environment Mission Operations. 2 settimane in immersione in un laboratorio scientifico nell'Oceano Atlantico per simulare l'esplorazione di altri mondi. Parmitano ha spiegato che vivere nello spazio e vivere in fondo all'oceano ha delle analogie, ma anche molte differenze. La più grossa differenza è che in questo ambiente sottomarino siamo sotto l'effetto gravitazionale. Questo da una parte ci aiuta nelle azioni di tutti i giorni, ma tutto cambia quando andiamo fuori, dove possiamo riprodurre una gravità parziale o una microgravità. La gravità riduce a zero il rischio di degradazione del fisico, cosa che invece avviene in orbita. Le attività extraveicolari invece consentono di sperimentare situazioni che potrebbero presentarsi agli eventuali esploratori spaziali, anche grazie a strumenti speciali come degli occhiali olografici, che permettono di continuare a vedere il resto delle attività, ma si è anche in grado di proiettare sullo sfondo qualsiasi cosa si vuole. Parmitano inoltre sta studiando in che modo il ritardo nelle comunicazioni che si avrebbe durante l'esplorazione extraplanetaria, dovuto al limite della velocità della luce, influenza le esplorazioni da 0 secondi, come se fossimo su un asteroide in orbita intorno alla Luna, fino a 10 minuti, come se fossimo sulla superficie di Marte, nel momento in cui la lontananza è tale da avere questo tipo di ritardo. Come sulla ISS, anche sul fondo dell'oceano, gli acquanauti sfruttano il loro tempo libero, scattando foto e utilizzando i social network. Il cibo però resta disidratato precotto come nello spazio. Vi ricordate l'incidente di Virgin Galactic? Fu causato da un errore umano e da procedure di sicurezza inadeguate. Questo è il durissimo responso della National Transportation Safety Board statunitense sullo schianto della navicella spaziale Spaceship 2 di Virgin Galactic avvenuto lo scorso 31 ottobre. Il velivolo era esploso durante un test di volo sopra il deserto del Mojave, dopo essersi sganciato dall'aerovettore che l'aveva portato in quota. Uno dei due piloti, Michael Alsbury, è morto nell'incidente, mentre l'altro, Peter Siebold, è riuscito a salvarsi, lasciandosi con il paracadute da quasi 16.000 metri di altezza. Secondo la ricostruzione, proprio Alsbury avrebbe attivato troppo presto o per errore il sistema di stabilizzazione che nella fase di rientro a terra permette allo Spaceship 2 di ridurre la velocità e mantenere la traiettoria. Questo sistema dovrebbe essere azionato a una velocità di Mach 1,4, ossia 1,4 volte la velocità del suono, quindi 1715 km/h, mentre il pilota l'avrebbe inserito a Mach 0,92, causando così la perdita di controllo della navicella. Secondo gli investigatori, Alsbury potrebbe aver compiuto questa manovra per evitare l'annullamento della missione, che avviene automaticamente se il sistema non viene inserito entro Mach 1,8 di velocità.
Spaceship 2 non era inoltre dotata di alcun sistema di sicurezza in grado di impedire l'erroneo inserimento della stabilizzazione. Richard Branson, il patron di Virgin Galactic, non ha comunque rinunciato al suo sogno spaziale. Attualmente l'azienda sta rivedendo completamente il progetto della propria navetta e dei relativi sistemi di sicurezza. Branson ha commentato così: «Anche se non dimenticheremo mai la tragica perdita di Michael Asbury, ora che le indagini sono concluse potremo focalizzarci completamente sulla risoluzione dei problemi e sul raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero quello di offrire un veicolo per il turismo spaziale». Ritorna ora l'appuntamento con la rubrica Follow Me in rete. Guardate cosa abbiamo trovato sul web questa settimana. Ciao a tutti amici di Space TV e benvenuti a questa nuova puntata di Follow Me in rete. Guardiamo subito questo straordinario esperimento realizzato lo scorso gennaio dall'astronauta americano Terry Virts. Si vede una piccola sfera d'acqua a mezz'aria e l'astronauta che vi inserisce dentro una compressa effervescente che si chiama Alka-Seltzer, la quale sciogliendosi appunto nel liquido rilascia gas. L'effetto è davvero stupefacente, giudicate voi guardando l'intero video. Straordinario. Sembra quasi appunto un pianeta solido che volteggia appunto in assenza di gravità all'interno della ISS. Ora vi mostriamo il trailer ufficiale delle frecce tricolori. Per celebrare il 55esimo anniversario Pan ha rivolto il 5-6 settembre. Per conoscere il programma di volo della manifestazione, visitate il sito delle frecce tricolori, che è www.55pan.aeronautica.difesa.it. Ecco il trailer. Parliamo ora di Ex Machina, il nuovo film di Alex Garland uscito nei cinema pochi giorni fa. Ex Machina racconta la prima intelligenza artificiale che è tale perché attinge da tutta quella conoscenza che condividiamo ogni giorno. Ava, il robot protagonista del film, impara tutto, anche ad avere sete di sentimenti, ma il suo creatore non la vuole lasciare andare e qui allora la fantascienza si mescola con il thriller psicologico. Vi invitiamo davvero ad andare a vedere questo film fantascientifico. E per finire parliamo della luna blu, ovvero la luna extra che appare ogni anno. Cosa vuol dire? Che normalmente si ha luna piena una volta al mese, ma il mese scorso ce ne sono state ben due. Perciò la luna prende il nome di luna blu o once in a blue moon a indicare questo evento così raro. In alcuni casi la luna era effettivamente bluastra. Bene, dopo questa notizia vi saluto e vi do appuntamento al prossimo appuntamento di Follow Me in rete che sarà a settembre. Ciao a tutti amici di Space TV e arrivederci allora a settembre. Seguite i canali social di Space TV che sono Facebook, Twitter e Google+, e iscrivetevi al nostro canale YouTube Space TV Official. Rimanete aggiornati perché a breve pubblicheremo un bel servizio realizzato proprio da noi di Space TV Official su Kepler-452b. Prima di chiudere lo Space News e di darci appuntamento a settembre con la nuova edizione del nostro notiziario spaziale, godiamoci un'altra mini intervista di Samantha Cristoforetti, che stavolta ci ha raccontato com'è stato il suo atterraggio sulla Terra. Il commento che ho fatto immediatamente a freddo appena tornata è stato: beh, non è stato poi così terribile come me l'aspettavo. Penso che sia una questione di, no, di management of expectations, no, di gestire le tue aspettative. Io sono anni che tutti quanti mi raccontano come questo rientro sia violento e traumatico, quindi mentalmente mi ero veramente preparata a qualcosa di estremamente violento. Sicuramente un rientro violento, non è un atterraggio morbido, però ecco, magari mentalmente mi ero preparata a ben peggio.
insomma, quindi devo dire, magari anche per il fatto che la nostra capsula è rimasta in piedi, no? Quindi siamo atterrati, credo che sia oscillata un paio di volte, perché effettivamente no, ci siamo sentiti dibattuti di qua e di là per alcuni secondi, però poi è rimasta in piedi, mentre magari ad altri equipaggi è successo di rovesciare, di magari essere trascinati dal paracadute, è successo recentemente, quindi insomma magari abbiamo anche avuto fortuna da questo punto di vista. Certo, dal punto di vista poi di dover uscire quando la capsula rimane in piedi, quella è la situazione peggiore, perché no, con questo peso percepito addosso incredibile bisogna comunque riuscire a sollevarsi in modo che poi possano raggiungerti i soccorritori.